la nostra buonasera ad Antonello Brughini, che si trova proprio a Latina per la gara di finale di playoff di ritorno per la promozione in Serie A. Buonasera Brughini. Buonasera, buonasera Riccardo Cucchi, buonasera ai nostri radioascoltatori, naturalmente buonasera dallo stadio Domenico Francioni, tutto esaurito ormai da giorni, c'è un'intera provincia, quella pontina, che insegue la Serie A. Il Latina però, lo ricordiamo, stasera è costretto a vincere dopo la sconfitta dell'andata in Romagna per 2-1 al Cesena, di conseguenza basterà il pareggio per tornare di nuovo dopo soli 2 anni nel massimo campionato italiano. Subito le formazioni, partiamo dalla Latina, il 3-5-2 disegnato da Roberto Breda, che prevede Jacobucci in porta, Brosco, Cottafava e Bruscagini in difesa, 5 uomini a centrocampo che sono Ristoschi, Crimi, Viviani, Bruno e Dalassan, i 2 attaccanti sono Cisotti e Jonatas. Dall'altra parte c'è il Cesena di Pierpaolo Bisoli, modulo 4-1-4-1, Coser in porta, Capelli, Volta, Krain, Cerenzetti in difesa, Cascioni davanti al pacchetto arretrato, quindi 4 uomini in mezzo al campo che sono De Frel, De Feudis, Coppola e Garritano. L'unico attaccante è Marilungo, a segno già 3 volte in questa serie dei playoff. L'arbitro della partita sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. A Latina è piovuto intensamente fino a pochi minuti fa, ormai è tutto pronto lì nello studio. La panchina della Spagna, che è la squadra che deve... Attenzione, scusate, Latina in vantaggio al 13° minuto, ha segnato Bruno, dunque cambia il parziale della gara di ritorno che vale la promozione in Serie A. Il Latina in vantaggio al 13°, ha segnato il centrocampista Bruno, naturalmente lo sentirete, l'entusiasmo è esploso letteralmente lo stadio, il piccolo stadio Domenico Francioni, il gol di Alessandro Bruno. Siamo al 14°, Latina 1, Cesena 0 nello studio. A Latina dunque siamo esattamente al 15:15 e la squadra di casa adesso è in vantaggio sul Cesena per 1-0. La rete molto bella per la verità, la firmata Alessandro Bruno al 13° minuto, conclusione dal limite del centrocampista maglia numero 5 del Latina, conclusione che si è infilata proprio sotto la traversa dove l'estremo difensore del Cesena, l'esperto Achille Coser, non è potuto arrivare. Naturalmente grandissimo entusiasmo qui allo stadio di Latina, ricordiamo che con questo punteggio, se si arrivasse con questo punteggio fino al termine della partita, il Latina sarebbe per la prima volta promosso in Serie A, ma siamo soltanto al 16° minuto, Latina 1, Cesena 0, Filippo Corsini. 34 minuti allo stadio Francioni, Latina 1, Cesena 0, la rete di Bruno dopo 13 minuti di gioco, attacca ancora la formazione di casa, siamo all'altezza dei 16 metri, c'è Jefferson, palla all'indietro per Crimi, però vi dobbiamo raccontare di una limpidissima opportunità capitata alla Cesena, era il 16° minuto, la squadra romagnola infatti è andata vicinissima davvero al pareggio con una sventola di Coppola dalla distanza e il portiere Jacobucci del Latina che si è salvato soltanto con l'aiuto della traversa. Adesso il Cesena in possesso di palla, 35 minuti, Latina 1, Cesena 0, studio. Spagna-Cile. Magistralmente da Edu Vargas al 20° minuto della prima frazione. Scusa Dotto, mi senti? Vai. Attenzione, c'è il pareggio del Cesena al 7° minuto con De Frel, dunque torna tutto in partita della formazione romagnola, alla segnata appunto l'attaccante francese De Frel al 7° minuto, questa è la nuova situazione, Latina 1, Cesena 1, e con questo nuovo punteggio adesso sarebbe il Cesena promosso in Serie A. Te la linea. A Latina siamo nel secondo tempo, siamo al 26° minuto, questa è la nuova situazione dunque, Latina 1, Cesena 1, le reti di Bruno al 13° del primo tempo per il vantaggio della formazione pontina, poi al 7° del secondo tempo in avvio dunque di ripresa il pareggio dei romagnoli con De Frel. Situazione dunque completamente capovolta perché con questo punteggio, lo ricordiamo, sarebbe il Cesena dopo il successo dei romagnoli per 2-1 a sbarcare in Serie A. Attenzione però all'attacco del Latina, il cross la sotterra, la respinta del portiere Agliardi con i piedi, pericolo dunque per il Cesena, 27 minuti, Latina 1, Cesena 1, studio. Cesena vicinissimo alla Serie A, ma gara sempre aperta, molto molto intensa, siamo al 38° minuto, il parziale Latina 1, Cesena 1, e questo, ricordiamo, è un punteggio che premierebbe la formazione romagnola. Latina comunque costantemente in avanti alla ricerca del gol, che vorrebbe dire la promozione in Serie A. Cesena sempre pericoloso in contropiede, soprattutto con De Frel e Marilungo, poche palle gol, ma ricordiamo soprattutto quella al 33° minuto, palla gol per il Latina con Jonatas, che è arrivato in ritardo sul cross da destra, ottima comunque l'opportunità per la formazione pontina. 38 minuti, Latina 1, Cesena 1, studio. Se viene ammonito Mena, beh, con quel nome non poteva che essere ammonito. Scusa, ma c'è un calcio di rigore per il Cesena al 48° minuto, dunque potrebbe chiudersi qui la finale di ritorno, calcio di rigore per il Cesena per l'atterramento di Marilungo, più tardi per il tentativo di trasformazione.
Siamo giunti, gentili amici radioascoltatori, al 16° minuto e mezzo del secondo tempo. La situazione Spagna 0 Cile 2. Scusa Dotto, ma è tutto pronto a Latina per il calcio di rigore in favore del Cesena. C'è Emmanuel Cascione sul dischetto, il destro del numero 34 del Cesena, è il gol. Il Cesena dunque torna in Serie A perché adesso è in vantaggio per 2-1. Siamo al 49° minuto, siamo nell'ultimo dei 4 minuti di recupero. Ricordiamo che alla formazione romagnola sarebbe bastato il pari per tornare nel massimo campionato italiano. Adesso a pochi secondi dalla fine il Cesena è in vantaggio per 2-1, il gol dunque di Cascione su calcio di rigore. Attendo istruzioni da studio. E fino al termine, vai. D'accordo, d'accordo così. Dunque naturalmente fanno festa, esplode la curva alla nostra destra dove sono sistemati i 1500 tifosi del Cesena. Intanto gli applausi anche da parte dello sportivissimo pubblico del Latina, gli applausi per la formazione nerazzurra protagonista fin qui, lo ricordiamo, di una straordinaria stagione. Basti ricordare che soltanto 8 anni fa il Latina era in eccellenza regionale e quest'anno è stata una matricola del campionato di Serie B, matricola che è arrivata fino alla fine, ha sperato il Latina, è andata in vantaggio addirittura dopo 13 minuti con uno splendido gol di Alessandro Bruno, una conclusione dalla limite di destro dai 16 metri che si è infilata sotto la traversa. A quel punto con l'un sull'1-0 sarebbe stata proprio la formazione pontina ad essere promossa in Serie A. Poi però c'è stata la reazione del Cesena, squadra sempre molto esperta, squadra sorniona, che ha segnato al 7° minuto del secondo tempo con De Frey, l'attaccante francese, al suo 4° gol stagionale. E poi qualche istante fa, al 48° minuto, la rete che praticamente ha messo il sigillo sulla promozione in Serie A del Cesena, la rete su calcio di rigore di Emmanuel Cascione, maglia numero 34, ex centrocampista del Pescara, rigore concesso per un atterramento di Marilungo in area di rigore. Naturalmente adesso tutti in piedi il pubblico del Francioni, come detto gli applausi di incoraggiamento, gli applausi di ringraziamento soprattutto dei tifosi pontini alla formazione allenata da Roberto Brenda, che tanto bene ha fatto in questo campionato di Serie B. L'arbitro consulta il suo cronometro, il nostro segna 50 minuti e 20 secondi, erano 4 minuti di recupero, ma probabilmente ci sarà un supplemento perché si è perso tempo proprio dopo il gol di Cascione, dopo il gol del 2-1 in favore del Cesena. Ancora però un tentativo, l'ultimissimo sicuramente da parte della formazione di casa, della formazione nerazzurra, ed eccolo qua il triplice fischio del direttore di gara. Vince il Cesena per 2-1, il Cesena torna dunque in Serie A dopo appena 2 anni, altro capolavoro di Pierpaolo Bisoli, svanisce dunque sul più bello, il grande, il grandissimo sogno della Latina che fino all'ultimo ha rincorso una storica promozione nel massimo campionato italiano. Dallo stadio Domenico Francioni soltanto il finale, Cesena batte Latina 2-1, è il Cesena che torna in Serie A. Studio.